Bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Inazuma Eleven Go Chronostones Randomizer. Nello scorso video siamo arrivati nell'epoca Sengoku, ho combattuto contro i cervi bianchi, mi hanno sconfitto per lo sconfitti ed ora si va a fare la sfida contro la protocollo Omega 2.0. Andiamo allora, banchetto, oddio, ci sono le guardie. Questo è il banchetto dei fiori, ma i porchi non possono entrare e uscire a piacere. Entriamo una sola volta, mica entriamo e usciamo, cioè. Sappiamo che non è un ingresso libero. Tokichiro ci ha aiutato, ora siamo al banchetto dei fiori, perché ci sono i fiori ovviamente. Non si banchetta con i fiori, ma perché si va a banchettare dove sono i fiori. Se no lo chiamavano banchetto su un campo pratato, perché c'è il prato, quindi è pratato. Se era terra era sterrato, terriccio, non lo so. Ok, può essere. Dov'è Nobunagas? Signor Nobunagas. Ah, ecco, ma proprio i centimetri. Bene. È il momento giusto! Forza Riccardo! Miximax! Oh no! Allora, quando ti sparano col Miximax, tu senti qualcosa, perché sennò non avrebbe senso. Sono nemici! Ma ti pare che siamo nemici? Siamo gli... Osate puntare uno schioppo? No, lo schioppo è il rumore, non è la pistola, lo schioppo, pistola. L'uso di armi è vietato, lo sappiamo tutti. Ma non siamo spie di Imagawa, ma ti pare che abbiamo la pittura di Imagawa sul volto? Ci ha fatto il marchio a fuoco sul cuore? No! Se fatichi a fornirmi una motivazione, il verdetto non può che essere uno. È balbuziente. Però Cold Stare, lampo di genio. Abbiamo viaggiato nel tempo per incontrarlo, mio signore. Che assurdità! Non vi resta che dirci che venite dalla luna, che il cielo vi attraversa e trovi inopportuna la paura per una cultura diversa. Dai, che la conoscete, su. Anche noi veniamo dal Giappone, ma da oltre 450 anni nel futuro abbiamo ottenuto grandi risultati. Ad esempio. Gran parte della popolazione è scomparsa grazie alle due atomiche. Però voglio vedere cosa sceglie Coldstream perché è davvero interessante. Siamo stati in grado di viaggiare nel tempo come una nave solca l'oceano. Non potevi scegliere cosa peggiore. Il Giappone è una nazione fiorente, quindi. Sì. Se dici il vero, sei una sorta di veggente. No, vengo dal futuro! Allora dimmi, sarò io a unificare il Giappone? Temo di no, mio signore. Dunque non sarò io, è un peccato. Significa che siamo salvi? Oh, non ne sarei così certa. Oh, Befana! Se fosse Beta, non la chiamerei Befana. Osa! Ma perché Beta, tutto sommato, ci può anche stare. Ma Sting è una Befana. Caro Nobunaga, sono giunto alla conclusione che il modo migliore di appianare le nostre divergenze sia con una battaglia del Kemari. Converrei con me che sarà uno sport competitivo per decidere le sorti dello Stato sia molto meno doloroso che sprecare schieri di soldati e anche gente che magari potrebbe avere un'intuizione geniale nello sviluppo e nel commercio del Giappone. Come tutte quante le persone morte durante le guerre, che magari erano persone che potevano effettivamente far progredire la società umana verso un futuro migliore. A quanto pare Nobunaga vuole lottare, però fa combattere noi perché il Kemari è uno sport che noi conosciamo bene. Anche se io preferirei una lotta nel fango, vecchio stile greco-romana. E siamo finalmente al calcio d'inizio! Vabbè, questi qua, insomma, sempre quello, questo qui. Per qualche ragione è fortissimo lui. Allora, io ci provo, ma dubito. Come siamo messi male? In attacco, sfaticati! Cosa siete, lumache? Stai buona. Mi dai pizzicato. Ma manco a fa così, però. Quanto forti siete? Mi fermo io! Direttore d'orchestra! Lascia perdere, cambia spirito! Vabbè, allora. Senti, chi era lì davanti? Non era. Però, vabbè, Poseidone posso comunque evocarlo. Magari vado in Miximax, perché c'è appunto Trapper lì davanti, no? Miximasco, ecco qua. Papà! Eccolo qui! E ora, ti rubo palla con la leggiadria di un puledro che si è appena cascato a terra. E questo è gol, allora, mi sa. Ma non è Sinco lui? Non potevo usare la tecnica Sinco? L'ho messo in campo apposta per poter utilizzare la tecnica. Mi sa che però questa ci vuole fare il gol. Ma io la blocco?
Non ho lo spirito con Imake. E questa ci fa gol, mi sa. Cavolo, carica il galoppo, ma c'ha un tiro per davvero? Gol! Grazie mille, tesorini. Prego. A questo punto, dato che noi siamo con Coldstair, penso che lo spirito possiamo utilizzarlo alla grandissima. Il problema è che non posso ancora fare l'armatura. C'è questo piccolo inconveniente. No, Rodent, devi andare... ecco, a pascolare. Sei un roditore? Vai a pascolare, allora. Anche tu, ta... no, dai, no! Non esiste! Non esiste che a questi livelli mi rubano palla quando io ho lo spirito. Non può esistere. Non può assolutamente esistere tale condizione per la quale loro riescano a rubarmi palla a questi livelli quando ho lo spirito. Vedi, anche il gioco ha detto, sei incazzato, ha detto no, non va bene. Qua ci arriva la palla. Non ci arriva mai la palla. Ma perché non ci arriva? Perché ora faccio magnetismo. Eccolo qui. Cloing. Olè! E però io ora devo andare con lo spirito guerriero. Mi conviene andare direttamente in armatura per fare subito un bel gol. Perché mi sa che il portiere questo, cioè, gliela fa il portiere a pararmi? No, non ce la fa neanche con la tecnica. Ma stiamo scherziamo, non ce la fa. Vero, non ce la fa. Evviva me! Altra grandissima cheat che non coglierà nessuno, ma... dai! Allora, adesso possiamo anche andare in armatura con il bellissimo Demeter. O meglio, fare magari un altro gol per assicurarci il 2-1, che poi loro probabilmente faranno un altro gol pure loro. Assalto Iconoclasta. Ti prego, non me lo fare più. Hai finito i punti, puoi farne un altro. Se puoi farne un altro... ti licenzio. Oh, Grandpa Danger. Grandpa Danger, però gliela fa Grandpa Danger. Ma Grandpa Danger gliela può fare! Cinco, c'hai la tecnica, ma usala! Ma ce l'ha la tecnica, Cinco, perché non la usa? Che cosa succede? Alex, non so parlare, Alex. Mi sono perso le... porca miseria. Niente da fare, dove corri tu? Vai via. Grande stella, boh. Questa la pari, eh. Oh, questa la pari, beh. Ci mancherebbe pure che non la pari questa, dai. Niente, tocca mettere veramente Rosa, che almeno Rosa... ehi, Rosa ya, c'ha la... dico Rosa, no? C'ha... ha lo spirito. Non mi escono le parole, sto pensando a quello che devo fare. Oddio, Belial, tu mi fai paura, quindi... non voglio rischiarmele, vado con scatto repentino. Se quella mi fa la tecnica, è finita. Se mi fa la tecnica mi blocca sicuro, perché il gioco dice che devono vincere loro. Oh, grande. Così è molto più bello, però. Oh, scoccata di balista. Andiamo sul 2-1. Non ricordo se poi loro ci fanno un altro gol al 100%, ma non mi pare. Non mi pare proprio. Però, se facessi anche il terzo, poi potrei un attimino chillarla. Rosa, non potevo sopportare il mio fallimento e sono tornato da te. Ok, sono con Coldstair davanti alla porta. Dopo che si è finito però lo spirito guerriero, potrei farcela magari. Parata negativa, quindi che non pari. Madonna, 307. Aspetta, che si è finito praticamente la salute lui. No. Più che altro i miei giocatori si finiscono velocemente la stamina. Ed è un po' una seccatura, a dire il vero. Finito il primo tempo e siamo in vantaggio. Il problema è che i miei punti sono scarsi, punti energia, quindi sarà tosta. Dirigo, che razza di gioco è mai questo? Sono profondamente deluso. Stai danneggiando la formazione, trovo un equilibrio, abbandono il campo di battaglia.
Uno dei principi della guerra è sapere quando muoversi e quando stare fermi, quando attaccare e quando difendere. Ora lo so. So cosa devo fare. Oh, lei che si è affitta allo spirito mi piace molto ora. Ora è molto più carina da gestire la situazione. Prendi quella palla! Gli stavi andando incontro! Prendila! Prendila! Bravo! Ora corri come un coniglietto. Perché tu sei il coniglio. No, 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 devi correre. Ecco, così. Bravissimo, vedi? Non ti cruci... Oh no, quello è avvocato spirito però. E che gli faccio? Vabbè, tanto non è di parata, dai. Più gli andiamo vicino, più è meglio. Eccolo. Tiro. Fantasma, però. Potremmo arrivare a 250. Lui con la parata potrebbe arrivare a 200. Perché io gli devo fare gol. Ma vai, ma vieni. Ma chi sono? Ma let's go! Grande. Così. Let's go. 3-1. Uhui. Dato che ora Steamboat Willie è di dominio pubblico, posso fare le Mickey Mouse. Dai, Cold Stare. Fagli sentire quanto sei bravo. Ok, ci siamo. Avanzamento è fatta. Ora è letteralmente fatta. Direttore d'orchestra, armatura. Bravo. Riccardo, sei un fenomeno. Ora proviamo con il Miximax. Ah, devo riempire la barra d'avanzamento però. Sarai un po' paraculo. Ma giusto un pelo, eh. Non dico tanto, un pelino. Facciamo anche il quarto gol allora. Allora, proprio sul muso, vai. Tornado di fuoco, doppia direzione. E questo è un altro bellissimo gol. Ehi, fratella. Dai. Vedi come ti... Vedi, guardalo, guardalo. Ma io mi emoziono quando vedo queste cose belle su Inazuma Eleven. Mi emoziono. Vedi? Potevo avanzare, però avrei dovuto sbarcarmi l'avversario e sarebbe arrivato appunto un altro gol poi. Sarebbe arrivata prima del gol magari. Allora Oda, ti posso rubare i poteri per un attimo per darli a mio amico Coldstair, per favore? Spara! Sì, è proprio quello che vuole fare. Pronti al Maximus! Miximax completato! Non vorrei dire nulla, ma quello è veramente l'aspetto che ha Riccardo quando si fonde con Oda. Quindi quando un qualsiasi personaggio si fonde con Oda prende questi capelli? Con l'Oper! Chi è l'Oper ora? Però può usare impulso effimero, pare. Ma com'è possibile? Come può un misero insetto come quello riuscire a fare una cosa del genere? Perché Sting, vedi, è come quando Goku combatteva contro Vegeta. Goku si è allenato ed è diventato più forte di Vegeta, nonostante Vegeta fosse molto più forte di Goku quando è arrivato sulla Terra. Madonna, quanto corre. Altro che doping. Impulso effimero, sì, ti prego. L'equilibrio perfetto tra quiete e movimento. Mio signore, grazie del potere che mi ha donato, non la deluderò! I cervi bianchi erano leggermente più forti, eh. Ora, ho velocizzato un po' la partita per andare dritti a sodo, visto che comunque sia siamo arrivati, praticamente. Allora, faccio prima a fare così che no ad avanzare. Spreco meno energie. Mamma mia, impulso effimero quanto è forte. Sì, sì, vieni, vieni, in faccia però, vieni. E ora che ho detto questa battuta, dovrei mettere una certa clip che gira su internet da un po' di tempo, di un pelato che dice una certa cosa sugli occhi. No, non lo farò, mi dispiace, è divertente, sì, è appropriata, sì, però non va bene per il video, mi dispiace. Guarda, proprio per non farlo troppo sfigurare, tornato di fuoco doppia direzione, tanto che ci siamo, non perché ho sbagliato a premere, sia chiaro. Però ho vinto. Bene, bene, bene. Potevo fare l'altro gol se non facevo lo sciocco e pensavo a guardare la palla. Invece no, ho fatto altro. 7-1. Pass neofita. 1. Ah.
Livelli buoni. Era un pochino allenato. Teco l'illusorio, bene. Imagawa trova questo risultato assolutamente ripugnante. Perché parli di te in terza persona? Fare tornare normali i giocatori della Raymond adesso? Sì, no. Non può farlo. È cattiva. Cosa? Perché? Non aveva motivo di farlo. Perché l'ha fatto? Perfino una come te sbaglia. Beta? Chissà perché la Eldorado ti ha assunta. Chi è quello? Gamma! Modalità teletrasporto. Che cosa ci fai tu qui? Gamma, portala qui. Ma sì, chiaro. Oh, attenzione, era attenzione. Ora. La protocollo Omega 2.0 aveva decisamente fatto il suo tempo. E Hocus! Gamma, piccola arrogante! Su, su, non essere maleducata. Vieni piuttosto. Non vorrai far aspettare il presidente. Cavolo, Hocus piacerebbe per le squadre. Ehi, ci dovete ridare l'allenatore Evans! Ti ha detto che non ce l'aveva lei? Sei sordo? Riccardo Dirigo, hai utilizzato il mio potere e dimostrato astuzia e giudizio. Mi congratulo per la tua diligenza nel gioco del calcio. Quindi i giapponesi hanno inventato il calcio. Un vero regista, come Nobunaga Oda, capace di valutare persone e situazioni e di combinare quiete e movimento. Ah, una volta che conti i fatti, è lui. Athena come spirito guerriero? Mozon, ragazzi, Athena, ma io godo, sto nel godimento godosmico proprio. Prima di concludere prendo Laura Fair, che stava nel gruppo dei fantasmi, che prima non era accesso. Brunner. Fare consegne questo? E un Kitty Kitty Cat, vediamo un po' chi viene fuori. Ma dai! Ma sì! Ma sì! Ma sì! Sì! Certo che sì! E invece non era vero, era sempre Kitty. Perché mi devi ferire in questo modo? Ti ho fatto di male. Tutti pronti allora? Si parte, macchina del tempo, attivazione! Il nostro tofu è bianco come la neve, ma ti scalderà il cuore. Caso. Ancora una volta verso il presente! Salto temporale!